Sono la Gina Francone. Fuori! La portinaia di Palazzo Chigi. Qualcuno si chiede chi c'è dietro la crisi del governo. Buongiorno, Ho detto fuori! Dietro la crisi del governo. Ci sono io! Sì, ma per sbaglio però! È venuto Renzi in portineria, mi ha detto: signora Gina, hai i biscotti al cioccolato? Ho detto: è passato Conte, li ho già dati tutti a lui. È diventato verde, ma non mi bastavano 4 uova, 5 minuti. Io ne faccio tutti i giorni dei biscotti al cioccolato. Gli è venuto un calo di zuccheri, è entrato in conferenza stampa e ha fatto cadere il governo. Ho detto fuori! Allora io oggi mi sono chiusa dentro Palazzo Chigi, io ho chiuso la portineria, io mi assumo la responsabilità di aver chiuso Palazzo Chigi! È un duro lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Allora, qua i giornali dicono: chi conosce Conte ieri poteva capire, era un po' irritato. Anche chi non lo conosce ieri ha tirato due o tre cristi, anche lui. Presto, entro aprile bisogna presentare sto recovery fund all'Europa per farci dare i soldi che abbiamo già speso. È un po' un problema. Però Renzi ha assicurato che, dopo aver fatto cadere il governo, se qualcuno riuscisse ad andare al governo, qualcun altro, evidentemente, lui comunque recovery lo vota. Quello che ha fatto lui nel precedente governo, cioè quello che c'era ieri, per intendere, insomma, poteva aspettare, che senso ha fare? Purtroppo i miei biscotti al cioccolato fanno questo effetto. E quindi è arrivato il momento di passare alle cose più forti, ecco qua, all'amaro. Perché questo è più dolce dell'amaro della vita. Comunque, nei momenti di tristezza penso che potrebbe sempre andare peggio. Potrebbe anche entrare qualcuno vestito da vichingo con un'ampolla, con l'acqua del Po. Mi scusi, la conferenza stampa Fuori! del ministro de... Oggi la portineria è chiusa! Oh. Guardate che se andiamo avanti così, Mattarella diventa matto, fa davvero definitivamente anche una certa età. Buongiorno. Fuori! Sì, mi scusi. Iscrivetevi ai miei canali social e al mio canale YouTube prima che arrivino anche gli alieni. E il calo di zuccheri è brutto, fa perdere il controllo. A volte anche il governo. Spesso comunque fa perdere la faccia.